Katana è il nostro marchio di riferimento per i nostri ami giapponesi di migliore qualità. Sono ami veramente eccezionali, affilati chimicamente, che vengono tutti selezionati e arrivano direttamente dal Giappone. Nello specifico voglio presentarvi delle serie specialmente concepite per le Brem, che è uno dei pesci da gara principali che ci sono oggi, e quindi come forma si abbina perfettamente all'utilizzo di tutte le esche per questo tipo di pesce, e degli ami specifici per pescare all'inglese a mulinello. Con la classica forma arrotondata, punta dritta e gambo medio, abbiamo la serie 1040, che è la serie a filo più sottile con questa forma, che è un amo nichelato. Poi abbiamo il 1041, dove l'uno terminale per la Paioli e per la serie Katana indica sempre il modello bronzato, che è lo stesso amo, quindi lo stesso diametro di filo, ma bronzato. Questi due modelli si abbinano perfettamente con l'utilizzo di esche molto delicate come il verde vaso o piccoli pinkies. Stessa forma, ma con filo leggermente più grosso, la serie 1170 ci permette la cattura di pesci anche di grosse dimensioni e l'utilizzo di esche decisamente diverse, anche se la punta, che è molto affilata, ci permette di innescare molto bene anche il verde vaso. Questo amo sicuramente è più robusto, quindi ci permette di utilizzare elastici anche dell'1,2 e utilizzo di galleggianti a vela. Quindi ami del 14 o del 16 tengono tranquillamente anche con l'elastico dell'1,2. 1171 è, come dicevo prima, con l'1 terminale lo stesso modello ma bronzato, forse leggermente più robusto, quindi il diametro del filo è anche leggermente più robusto. Questo amo è eccezionale anche per l'utilizzo del caster e del casterone a peschiera. Sempre con lo stesso diametro di filo abbiamo l'1175, dove il 5 indica il colore black nickel, che è lo stesso amo di colore nero. La colorazione nera rende l'amo molto molto mimetico e quindi ci permette l'utilizzo di caster o di vermi. Un amo della serie Katana, probabilmente il più venduto perché spazia da una dimensione del 2 fino a una dimensione del 22, è il 1090. Il 1090 ha una forma molto più squadrata rispetto alle serie precedenti, una punta affilatissima, un gambo medio e un'apertura leggermente superiore. Questo permette un potere ferrante eccezionale. È uno degli ami sicuramente migliori che ci sono sul mercato con questo tipo di forma. 1130 vuole dire katana. Katana veniva associato proprio a questa forma di amo, che è stato il primo messo sul mercato con la punta rientrante. È un amo che ormai abbiamo da tantissimi anni in catalogo, è un amo che riscuote tuttora un grandissimo successo e con le caratteristiche autoferranti della punta rientrante, un filo medio, è un amo eccezionale per la pesca a mulinello, sia nelle misure piccole, arriva fino al 22, sia nelle misure anche dell'8 con l'utilizzo di due o tre vermi o di ciuffi molto importanti di bigattini. Questo amo esiste anche nella versione bronzata per chi ama questo tipo di colorazione e la serie 1131 con l'uno finale che identifica il colore bronzato. Sempre con questa forma ma con un filo semibattuto abbiamo l'1150, che è l'amo più robusto con questa forma che abbiamo come katana. È un amo eccezionale a livello di tenuta e può essere utilizzato tranquillamente con terminali anche un amo del 14 o del 12 con terminali del 20-22 senza problemi, senza avere il pericolo che l'amo si apra.